Siamo a Imola, mentre ci prepariamo per una giornata di gara magnifica. Diamo il via al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. La pista di Imola è lunga quasi 5 km, con 19 curve, 9 a destra e 10 a sinistra. Ricordiamo che Imola è diversa dagli altri tracciati di Formula 1, dato che viene percorsa in senso antiorario. L'uscita dalla curva 18 ci porta verso il rettilineo più lungo del circuito, nonché verso l'unica zona DRS. Aspettiamoci di vedere sorpassi a catena in questa sezione del tracciato. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position e accanto a lui prende posto Sergio Perez. Per quanto riguarda il resto della griglia, Russell, Verstappen, Charles Leclerc e Sainz, Mick Schumacher, Zhou, Gasly e Valtteri Bottas, Ocon, Tsunoda, Lando Norris e Magnussen, Fernando Alonso, Ricciardo, Alexander Albon e Michael Schumacher, Latifi, il pilota proprietario, Vettel e Lance Stroll chiude lo schieramento. Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Diamo un caloroso benvenuto al mio collega, una persona di enorme acume ed esperienza. È proprio lui, in carne e ossa, Valsecchi. Ok, un commento lampo su Lewis Hamilton. Il weekend è iniziato nei migliori dei modi. Le qualifiche si sono concluse con un giro veloce e mostruoso. Quindi la domanda sorge spontanea. Riuscirà il leader a mantenere la posizione? Bene, ci sono un paio di favoriti in pista oggi. Ma chi riuscirà ad avere la meglio? Finché ci sarà spettacolo, poco importa. Ci attende una gara combattuta ma corretta. Speriamo solo che gli Stewart non debbano attivarsi per porre rimedio a qualche incidente.
sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,5 secondi. Hai lavorato sodo per farcela. Congratulazioni. Gara terminata qui a Imola. Sono riusciti a portarsi a casa questo gran premio con grande mestiere. Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? Oggi abbiamo visto un altissimo livello di competizione. Sarebbe da chiedere agli addetti alle statistiche quanti sorpassi siano stati fatti nelle gare. È stato uno spettacolo entusiasmante. È uno sport di strategia, ma è sempre bello vedere dei duelli così combattuti sul tracciato. È quello che vogliono vedere tutti gli appassionati. I primi tre classificati si avvicinano al podio e non nascondono l'emozione. Oggi hanno raccolto i risultati del loro duro lavoro. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Credo che oggi nominerò il pilota. Molti piloti si sono messi in luce oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare appieno il proprio potenziale. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima.